Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022 Drusilla Forr ha alle spalle due matrimoni. L'ultimo marito, Hervé Forr, l'ha resa vedova e da allora ha respinto ogni avances. Conosciamo meglio Drusilla Forr, salita alla ribalta quest'anno per la sua co-conduzione dove ha affiancato Amadeus nelle 5 serate del Festival di Sanremo 2022. La sua vita privata e i suoi amori passati. Drusilla, il suo grande amore è stato Hervé Forr, un uomo eccezionale. Attrice, cantante, autrice, sceneggiatrice, scrittrice e pittrice, insomma, possiamo ben dire che Drusilla Forr sia proprio un artista con la A maiuscola. Il suo vero nome all'anagrafe è Gianluca Gori e nasce come fotografo, a Siena da una famiglia benestante. Ha vissuto molto tempo all'estero insieme alla sua famiglia. Il padre lavorava come diplomatico e per molti anni lui e i suoi cari hanno vissuto a Cuba. Prima di inserirsi nel mondo del web e della TV italiana, Drusilla ha vissuto anche a New York ed è qui che ha gestito un negozio vintage ed ha conosciuto celebrità diventate poi sue grandi amiche come la mitica Tina Turner. Si è sposata solo due volte, contrariamente alle voci su altri ben più numerosi matrimoni falliti, e il suo ultimo amore è stato Hervé Forr, da cui ha preso il cognome per il nome d'arte. Dopo la sua morte Drusilla ha deciso di non sposarsi più. L'ex marito discendeva dalla famiglia Dufour, da cui è nata l'omonima azienda specializzata in prodotti dolciari. Sarebbe morto una decina di anni fa, come ha raccontato l'artista ai microfoni di Serena Bortone. Una decina di anni fa tornavo dal Belgio, dove vivevo con mio marito. Sono tornata addolorata dalla scomparsa di mio marito, ero triste. Lei nel corso dell'intervista lo ha definito eccezionale e solido per poi affermare, difficile trovare un uomo così. Oggi è vedova. Drusilla Forr ha raccontato di aver sposato ancora giovanissima nel corso del suo primo matrimonio un texano da lei definito orrendo. A tal proposito ha dichiarato, l'ho sposato giovane perché avevo l'esigenza di andare via da casa, lui era un po' spaccone, arrogante. Era un ex pugile, ha svelato ai microfoni sempre della Bortone, ma la loro storia terminò per i ripetuti tradimenti da parte di lui. Successivamente è arrivato Hervé Forr con cui è convolata a nozze che lei ha amato tantissimo. Perderlo è stato per lei un dolore indescrivibile che ancora oggi, a distanza di una decina d'anni, non si placa. Mi scrivono, mi dicono cose carine, anche volgari. Io gli dico che sono vedova e loro si mettono l'anima in pace, ha raccontato poi Drusilla che oggi è single. Popolare grazie anche ad Ornella. La nobildonna toscana è diventata popolare sui social grazie alle telefonate davvero esilaranti con la governante Ornella. Il personaggio immaginario con cui litiga animatamente è la sua fidata domestica, nonché suo grande e saldo punto di riferimento. A lei devo tutta la solidità che posseggo, che è direttamente proporzionale alla crudeltà che la caratterizza, ha scritto l'artista nella sua presentazione del suo sito web ufficiale. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.